Mia moglie si è ferita, è caduta in casa, è finita contro lo spigolo della cassettiera, venite, c'è sangue. Jonathan Maldonato ha chiamato il 118 giovedì 16 maggio scorso, richiedendo soccorso per sua moglie, Sukaina El Basri, influencer e madre di due bambine di 6 e 5 anni. Su Instagram, conosciuta come Siu, conta ben 84.000 follower, apprezzando i suoi consigli su bellezza, abbigliamento e cosmetici attraverso numerose fotografie. Fin dall'inizio gli inquirenti hanno notato qualcosa di strano e hanno indagato Johnny Jonathan, come è noto sui social, per tentato omicidio. Sebbene sia stato temporaneamente detenuto per evitare fuga e inquinamento delle prove, è stato poi rilasciato 3 giorni dopo, ma con il divieto di avvicinarsi a Sue. Secondo la procura, i segni sul corpo della modella sembrano incompatibili con un incidente. Particolarmente sospetto è un foro al petto, che gli inquirenti ritengono sia stato provocato da un oggetto appuntito e non da uno spigolo. Prima dell'arresto, Maldonato si era trasferito temporaneamente dai genitori, poiché la loro casa, dove si è verificato l'incidente, è ora sotto sequestro. Gli investigatori stanno esaminando il passato della coppia per determinare se ci siano stati episodi precedenti di violenza domestica. Si sa che nel maggio 2023 Sue aveva denunciato Maldonato per maltrattamenti, anche se successivamente aveva ritirato la denuncia. Inoltre, una vicina di casa ha ricordato una furiosa lite tra i coniugi l'estate scorsa, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Apparentemente la relazione tra i due non era idilliaca negli ultimi tempi. Parenti e amici hanno fornito agli investigatori messaggi che testimoniano questa situazione. Anche le bambine sembrano essere a conoscenza delle tensioni tra i genitori. Il marito ha fornito agli inquirenti 2 versioni contrastanti degli eventi. Inizialmente ha affermato che Sue si fosse ferita cadendo sullo spigolo di una cassettiera. Poi ha affermato che lei stessa avrebbe tentato il suicidio, infliggendosi il colpo al petto con un oggetto contundente. Le sue versioni sono intrise di contraddizioni. Quando Sue è stata trasportata in ambulanza, ha confermato la prima versione del marito agli operatori del 118, dicendo di essere caduta, ma la presenza del coniuge potrebbe averla dissuasa dal dire la verità. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate ed è stata trasferita in terapia intensiva all'ospedale di Novara. Sospettiamo che il marito abbia violato i sigilli e sia entrato nella casa sotto sequestro, poiché un cappotto è stato spostato nell'abitazione e il suo telefono è stato intercettato nei pressi della casa. Il motivo di questo comportamento resta oscuro. Secondo alcune testimonianze, Sue stava preparando una valigia quel giorno, forse in seguito a un litigio o perché doveva partire per lavoro, ed è possibile che il marito abbia cercato di fermarla. Queste sono solo ipotesi. L'ultimo post su Instagram di Sue risale al 19 febbraio. Prima di quella data pubblicava regolarmente. Il 6 maggio ha festeggiato il suo 30° compleanno con un post su Facebook, indicando un momento di riflessione e cambiamento nella sua vita. Attualmente i suoi amici e la sua famiglia le sono vicini. È uscita dal coma, quindi potrebbe presto fornire la sua versione degli eventi e spiegare la causa del foro nel petto. Gli investigatori hanno rinvenuto una quantità significativa di sangue in casa, troppo per essere causato da una semplice caduta su uno spigolo. Questo aspetto è molto sospetto. Questo episodio ricorda un evento simile avvenuto pochi giorni prima ad Anzola, Bologna, dove un ex comandante della polizia locale ha sparato a una vigilessa. Anche in quel caso si parla di incidente, ma gli inquirenti non ritengono credibile questa versione. Sarà lo stesso per Sue? Le indagini in corso forniranno le risposte.